Allora, grazie. Abbiamo iniziato con un video che abbiamo chiesto in prestito, credo che sia il cantastorie per eccellenza della Calabria, Rino Gaetano. Devo dire che anche la mia canzone preferita, ma ascoltando questo secondo pezzo della canzone si sente proprio la rinascita, il ritorno alla vita. E questo è il segnale che credo in cui tutti noi dobbiamo credere fortemente. Io vi sottolineo non un ritorno alla vita che sarà uguale a quella di prima, dovremmo prendere delle accortezze, dovremmo convivere, imparare tutti a convivere con il virus, ma dobbiamo ricominciare a vivere. Siccome cerco di fare giornalista, quindi faccio l'avvocato del diavolo, anche su questo video per dare spiegazioni. Non ci sono le mascherine, è una scelta. In parte dovuta al fatto che è difficile fare immagini ora. In parte, come avrete visto, sono solo immagini singole, di persone singole o di fidanzati. Ecco i fidanzati, scusatemi, ma la mascherina possiamo pure evitarcene. Non ci sono gruppi. Quindi abbiamo cercato in tutti i modi di dare immagini Covid correct. Però dobbiamo dare un segnale di questa terra che ci dà tanto e che ci restituisce. Una cosa che credo che questo brutto momento, buio momento che ci ha regalato è riscoprire il valore delle piccole cose, anche di una passeggiata, del riscoprire la natura, del rivedere delle cose con occhi diversi rispetto a quelli con cui li vedevamo fino a qualche mese fa, in cui tutto era andato per scontato. Non siamo qui per presentare il video, siamo qui per raccontare quello che stiamo facendo. Non ci siamo ammalati abbastanza di Covid, grazie a Dio, ma rischiamo di ammalarci seriamente in termini sociali ed economici. Oggi lo Stato, per parte sua, e la Regione, per quanto può, ha il dovere di dare delle risposte. Risposte, secondo noi, di due filoni. Il primo è un filone di assistenza, non l'assistenzialismo, ma l'aiuto vero. L'aiuto a chi oggi ha realmente bisogno, l'aiuto a chi oggi vive un momento non solo di difficoltà da lockdown, da stare chiusi in casa, ma anche da non sapere come andare avanti. Il secondo filone è un aiuto di tipo economico e imprenditoriale, cioè dobbiamo ridare fiato e vita ad uno sviluppo di questa regione, dobbiamo reimmaginare uno sviluppo di questa regione. Dai conteggi che abbiamo fatto e contando soprattutto sull'allentamento delle regole comunitarie rispetto ai fondi comunitari, quindi avete letto che la Commissione ha concesso alcuni passaggi tra i fondi e una maggiore disponibilità per le regioni di muoversi all'interno dei fondi comunitari, noi speriamo di recuperare, vado per eccesso, 500 milioni di euro. Sono tanti. Per una regione come la Calabria sono tanti. Non sono tutti recuperabili subito, quindi noi ci siamo dati come giunta un'impostazione di 2-3 mesi per seguire anche l'evoluzione della situazione economica e delle risposte. Noi prendiamo un impegno qui davanti che è di metodo. Non faremo mai conferenze stampa di annunci, noi facciamo conferenze stampa con cose già fatte. Vi racconteremo ciò che è già fatto, perché soprattutto in questo momento la gente ha necessità di avere delle risposte chiare, dei tempi certi e credo che pretenda dalla politica un surplus di serietà. Il programma generale che abbiamo impostato si chiama Riparti Calabria. Sotto Riparti Calabria ci saranno una serie di misure che oggi vi presenteremo. Io farò una brevissima introduzione, ma parleranno gli assessori, poi ovviamente
a voi la parola. Nel misura di questa prima, di primo plafond, che sono di 120 milioni, sono misure tutte a fondo perduto. Il termine non è molto bello, a fondo perduto, ma oggi dobbiamo farlo capire alla gente. Il dibattito è su quello che è prestito e su quello che è fondo perduto. In questo momento, a nostro parere, la prima risposta è il fondo perduto, ciò che arriva nelle tasche dirette. Allora, vediamo le misure che stiamo andando ad assumere. Il primo è invertito, lui, vabbè. 40 milioni sono Riapri Calabria, 80 milioni sono Lavora Calabria. Vediamo più nello specifico. 40 milioni, che è il Riapri Calabria, sono 20 milioni di bonus a fondo perduto per 2.000 aziende. Come sono state scelte le aziende? Sono micro aziende, per micro vediamo fino a, poi mi correggerà l'assessore Rossomasso se sbaglio, Spirilli se sbaglio, fino a 8 dipendenti. Ma sono le aziende che sono state colpite dal lockdown. Perché il fondo perduto? Perché noi abbiamo costretto le aziende a chiudere. Noi abbiamo costretto le persone, per motivi di salute, a non lavorare. 80 milioni di contributo sempre a fondo perduto sono un'altra misura che poi spiegherà meglio l'assessore Rossomasso, che è assessore al lavoro, che ha una importantissima, secondo me, finalità. Noi avevamo parlato, come ricorderete, di 150 milioni, gli altri 30 arriveranno dopo, ma avevamo parlato di dare una sorta di credito di garanzia, fondo di garanzia. Il fondo di garanzia qualche giorno dopo è stato previsto da un decreto del governo. Qui vorrei sottolineare un dato: per il 50% a quel fondo del governo è fatto con fondi regionali, perché ritornano sul territorio, quindi è pagato sempre da fondi della Regione Calabria. Quindi abbiamo immaginato una misura diversa. La misura diversa immaginata è una misura sul lavoro. Speriamo che non accada, ma molte imprese in difficoltà potrebbero scegliere di contrarre il numero di dipendenti. La nostra scelta è un contributo, cioè dei soldi, dei fondi sui contributi al lavoro, tradotto in parole spicciole per capire, su 3 dipendenti uno lo paga la Regione. Tenete conto che abbiamo potuto utilizzare questa misura perché è stata modificata la norma sugli aiuti di Stato, è stato allentato i vincoli sull'aiuto di Stato, il che ci ha consentito, e siamo la prima regione a farla, non a dare fondi in garanzia, ma a dare fondi sul lavoro. Questa è, diciamo, la cornice di questo Riparti Calabria. È chiaro, non è esaustiva rispetto a tutte le categorie, non è il progetto della Regione, è il primo step del progetto della Regione. Con orgoglio, e per ritornare a quello che stavamo dicendo prima, noi non diamo notizie, ma diamo certezze, non facciamo annunci. Il fondo di 40 milioni verrà in prepubblicazione, in preinformazione oggi. I soldi vanno direttamente con bonifico bancario alle aziende che lo richiederanno. Ci auguriamo entro fine maggio di concludere i pagamenti, che faremo tramite Arcea. Ringraziamo l'assessore Gallo per la disponibilità che ha dato Arcea, che è un ente di pagamento, diciamo, molto efficiente in Regione, quindi utilizziamo anche tutte le strutture della Regione di concerto. Credo che sia sufficiente come introduzione. Auguro anche a voi una buona ripartenza, voi non vi siete mai fermati. So che anche il mondo dell'informazione sta soffrendo molto questo periodo di Covid, soprattutto le emittenti, i giornali più piccoli. Ripartiamo insieme e
ritorno solo al testo del video, le immagini accompagnano solo un testo, ripeto, una poesia, ma in quella mano a mano significa, a mio parere, da un lato a poco ricominceremo, ma dall'altro lato in maniera più empatica e al di là dei guanti, prendiamoci per mano in questo momento, affrontiamo la situazione consapevoli delle difficoltà, ma cerchiamo di farcela. Se consentite una sola cosa, io capisco che dovete fare il vostro mestiere e siete cattivi, ma siete più cattivi di tutti contro di noi, anche quando i giornali nazionali ci danno ragione, i giornali calabresi, siete proprio cattivi. Ora, comprendo bene, ci pigliamo tutte le critiche del mondo, ma un minimo di credibilità datecelo, almeno in partenza, poi se sbagliamo ci possono dire come volete. Buongiorno, grazie Iole. Solo un intervento rapidissimo, solo per dire che noi siamo arrivati a questa giornata di oggi, a questo risultato, dopo aver incontrato più e più volte i rappresentanti di tutte le categorie, soprattutto di quelle delle categorie più dannate da questo contagio, da questa paura del contagio. I numeri alla Calabria hanno dato ragione a tutte le decisioni che la Giunta ha preso, siamo sufficientemente distanti per poter eliminare, altrimenti non riusciamo a parlare. Ho detto il numero, però giusto. Ci hanno dato ragione perché, grazie a Dio e all'aiuto di tutti quanti e al grande senso civico dei calabresi, che non sono così brutti come vengono disegnati da tutti, anche dai calabresi stessi, molto spesso purtroppo, il grande senso civico dei cittadini, dei più semplici, di quelli che generalmente ogni giorno sono per strada, hanno contenuto in un numero veramente piccolo, e ripeto, grazie a Dio e grazie a noi, il numero dei contagiati. Abbiamo consegnato purtroppo qualche parente, qualche amico, qualche nonno, e quello è successo in tutti i territori, non possiamo che rivolgere a loro un pensiero, laico perché laico e cristiano perché è cristiano. E ritorniamo a noi. Questo fondo perduto, che è brutto come dice Iole il termine, fondo perduto è una cosa molto brutta, in realtà è un segno di presenza. Un segno di presenza che abbiamo voluto dare a tutti quelle piccole e medie imprese, perché attenzione, la Calabria non ha grandi gruppi industriali, la Calabria non ha grandi movimenti di lavoro, la spina dorsale della Calabria è formata da tante piccole, utilissime vertebre, e ogni vertebra si chiama commercio, si chiama artigianato, si chiama operatori del turismo, si chiama cultura, si chiama agricoltura, si chiama industria, piccole, sono piccole. Noi non abbiamo, ripeto, i grandi numeri occupazionali, e la crisi si sente molto di più nelle piccole case, perché nelle grandi case c'è spazio e qualcosa si riesce sempre a trovare. Nelle piccole case, quando finisce il pane, si capisce che finisce il pane, perché non è in nessun'altra stanza, è lì, e se non c'è, non c'è. Si sono fermati gli artigiani, si sono fermati i commercianti, si sono fermati i progetti, le speranze addirittura, e noi non possiamo fermare le speranze, non possiamo cancellare i progetti e non possiamo neanche fermare il lavoro. Quindi il segnale dei 40 milioni, di cui 20 distribuiti in maniera, attenzione, non a pioggia, ma intelligente e pensata, riflettuta e soprattutto concordata con i rappresentanti delle categorie. Noi non ci muoviamo autonomamente, questo non è un palazzo che parla su se stesso come una candela che si scioglie su se stessa. Le porte di questo palazzo sono sempre state aperte,
Sono arrivati il 18 di marzo e non c'è mai stata una porta chiusa. Li abbiamo incontrati telematicamente, ma anche personalmente, in tutti i modi possibili, proprio perché per prendere una decisione che riguarda il commercio, per esempio, o l'artigianato, per esempio, io non mi sarei mai assunto la responsabilità di farlo seduto a una sedia, che ne abbiano scritto alcuni di voi. E quando si lavora in silenzio e non si straparla, molto spesso si può essere fraintesi. Come dice Iole, valutateci per quello che facciamo, non per la simpatia o l'antipatia che possiamo suscitare a pelle o per sentito dire. L'artigianato e il commercio, per quanto mi riguarda, assieme alla cultura, sono per la Calabria fiori all'occhiello. La cultura, che rappresento con onore, e posso dirlo, dopo 40 anni di lavoro sempre in questo mondo, per quanto io possa essere ignorante, qualcosa mi sarà pure arrivato da fuori a dentro, leggendo magari, o recitando, o scrivendo, è veramente a terra, e in questi giorni ci stiamo incontrando con tutti gli operatori della cultura, che fanno impresa anche, perché anche quella è un'impresa. E da oggi la cultura si veste di cultura in questa regione e non di interessi. Per quanto riguarda il commercio, per quanto riguarda l'artigianato, noi faremo in modo da riflettere su quello che è più giusto, e cioè non fare proclami, ma metterci a fianco ai commercianti e agli artigiani, e soprattutto decidere non su di loro, ma con loro, come stiamo facendo, con loro. Questo è il risultato di giorni e giorni di incontri che tutti gli assessori, Fausto, Gianluca, io stesso, la Presidente, abbiamo dedicato agli incontri personali con ciascun rappresentante di categoria. Quindi non è questo non è un provvedimento che gli sta piovendo sulle teste, ma è un provvedimento che già conosce, cioè hanno partecipato a questa gravidanza, se vogliamo chiamarla così. E mi piace pensare che questa sia una nascita, in un momento in cui si è parlato fin troppo di morte. L'ultima cosa che mi va di dire è che noi continueremo così, e che quest'estate non la vogliamo passare chiusi nel tubo. Questo è la porta aperta all'estate. La Calabria non può patire la paura perché non ne ha la necessità. Noi dobbiamo riflettere sull'uso intelligente. Intelligente significa quando serve delle mascherine, di tutte le protezioni, riflettendo su di noi e su loro, su tutti gli altri, come salvaguardare la nostra e salvaguardare la salute di tutti quanti. Ma la Calabria non può rimanere chiusa in un tubo. Abbiamo quasi 800 km di spiagge, non possiamo lasciarle vuote, anzi piene di paura. Abbiamo le nostre montagne, i luoghi di ritrovo, i luoghi sacri, i castelli, i nostri borghi, non possono rimanere fermi e non possono neanche aspettare che passi. Siamo noi che dobbiamo riempirli già noi e mettere in moto il commercio, l'artigianato, il turismo, in maniera tale che questa Calabria riparta realmente. Quello non è semplicemente un video, quello è proprio un bigliettino da visita. Riparti Calabria significa che la Calabria deve ripartire tutta. Però voi ci potreste dare una grande mano. Se voi ci date una grande mano, perché voi siete un tramite tra noi e la gente che sta a casa. Noi facciamo i bravi, se fate i bravi anche voi, magari ci veniamo incontro. Grazie. Assessore Corso Marzo.
Grazie. Allora, velocemente, innanzitutto, come ha già detto la Presidente, il Vicepresidente, mi sento quanto loro, diciamo, un po' sfigato, perché pensare di avere, diciamo, il sangue agli occhi, come tutti quanti voi, come tutti i calabresi che lavorano, i giornalisti in primis, e dover arrivare finalmente al governo della propria terra, avendo sognato per una vita, affrontare, diciamo, questa pandemia, questa situazione che si è vista soltanto in dopoguerra, però è normale che va affrontata, e per affrontarla serve grande equilibrio, serve grande lavoro, serve grande serietà. Io ringrazio tutti gli altri assessori, perché ovviamente i provvedimenti, con in testa il Presidente che ogni sera coordina un lavoro che a diversi, diciamo, piani di questa cittadella si fanno e si ritrovano in Presidenza insieme ai dirigenti, che pure ringrazio, per produrre fatti. E quindi, al di là delle competenze che stanno qui, queste misure nascono anche al confronto con la collega Catafono, che ringrazio ad esempio sull'ordinanza riguardato l'apertura, ovviamente manata dal Presidente, per quanto riguarda attrezzare i lidi a poter aprire. Riguarda anche Franco Talarico, io cito lui, cito anche l'ultimo, sta lavorando sulla depurazione. Cioè, ogni cosa che viene pensata, ogni euro che viene allocato, porta con sé una complessità di organizzazione nel confronto che c'è col governo e con quelle che sono i regolamenti europei, e che siano veloci. Una nota: noi, se oggi possiamo parlare dei riparti Calabria, che avevano un'ipotesi di dotazione di 150 milioni, sarà molto di più, questi sono i primi 120, grazie ad esempio, quando finiremo, il Presidente ha una conferenza, diciamo, una conferenza Stato-Regione per discutere con le regioni, perché il governo voleva prendere i soldi al centro-sud e il Presidente, insieme a tanti presidenti, ha resistito. È anche vero che le regioni del centro-sud hanno speso i soldi, è facile che te li prendo perché non l'hai saputo spendere. E oggi, rispetto a qualcuno, quando noi quel primo aprile, insieme all'emergenza, ci siamo dovuti occupare di cassa integrazione e di programmare anche il futuro, abbiamo fatto la prima delibera di indirizzo che la significava rimodulazione, io ho visto qualche titolo di chi in questi anni quei soldi non l'ha spesi e che oggi ci troviamo a riprogrammare. Quindi mi aiuterete nel colloquiare con il collega Bevacqua, che ho visto ha fatto un titolo di di propaganda. Posso dirvi, fatto una cosa velocissima, perché se non avessimo avuto approvato il bilancio il 30 aprile non potevamo iscrivere, diciamo, le somme rimodulate a bilancio, e oggi il 6 di maggio, il 7 di maggio siamo pronti a uscire con i primi bandi. Quando noi chiederemo, uscirà il primo bando di 40 milioni, credo domani, abbiamo chiesto di essere nei tempi al massimo di il secondo bando. Come si incastrano questi bandi? Noi, ovvio, abbiamo discusso nelle scorse settimane, avevamo ipotizzato che pure faremo più avanti, perché è uno strumento diverso alla liquidità del governo, perché era un fondo di rotazione che la Lombardia pensò in tempi non di crisi e che si può adattare anche alle crisi, una liquidità diversa, ma abbiamo ragionato nel momento in cui la Commissione Europea ha dato la possibilità di fare una sorta di moratoria alla Fornero, cioè in termini di decontribuzione e defiscalizzazione. Il Presidente giustamente ha detto che siamo la prima regione che utilizza uno strumento che va sul lavoro, perché ti è concesso da quel regolamento che prima non era concesso, anzi noi ci auguriamo che per la ripartenza in periodi di crisi possa essere utilizzato per fare le nuove politiche attive, perché qua parliamo di mantenimento occupazionale, quindi 40 milioni di euro. Guardate, poi lo diceva bene anche il collega Spellino, noi abbiamo ascoltato tutti, io alle 15 mi da questa riunione avrò i balneari e gli albergatori per capire quale deve essere il codice di riorganizzazione delle spiagge degli hotel calabresi, a cui mancano le regole di ingaggio del governo e stiamo ancora attendendo, perché noi abbiamo 3 o 4 scenari sul tavolo di crisi permanente aperto per adeguarci anche con nuovi strumenti e interventi, diciamo, finanziari economici della regione, per dire che noi questa stagione al meglio, al più di quello che si può fare, non solo la vogliamo fare, ma vogliamo essere competitivi rispetto ai luoghi di ristoro, montagna, mare d'Italia, avendo questa regione, col comportamento di tutti, con le ordinanze, retto a quell'onda d'urto, e oggi possiamo rappresentare dati, mentre lo diciamo, diciamo, facciamo tutti i doppi scongiuri che ci danno quello zero piatto che ci auguriamo di avere, diciamo, per i prossimi anni. Quindi nel mentre lo diciamo, quindi ci stiamo attrezzando a ripartire. L'importanza è questo: perché queste misure oggi rispetto alle altre che verranno? Perché nel frattempo, da quando noi facciamo la delibera il 1 aprile, il governo fa degli interventi, non ci incastriamo su tutte le misure, tu non puoi fare cose
che diciamo sono alternative, no? O che vanno sopra, per cui noi abbiamo fino al 31/10 garantita la cassa integrazione in deroga. Anche qui, perdonatemi, io ho dovuto fare ieri un comunicato stampa perché giustamente noi non polemizziamo con alcune istituzioni, ma la regione per la prima volta nella sua storia non è ultima. Entro 7 giorni finiremo la valutazione di tutte le domande. C'è un problema legittimo, lo comprendiamo, dell'INPS che è stato sovraccaricato di pagamenti e per cui non riesce a stare nei passi. I numeri sono questi. Noi ad oggi abbiamo lavorato, sono arrivate 16.600 domande, di queste 16.600, 1.500 sono anche doppioni, quindi immaginate, ti trovi il doppione, lo devi scartare, ritornare. Ne abbiamo lavorato 10.000, resteranno 4.500, in una settimana finiremo. Le domande come funzionano? Tu le scarichi, le valuti, fai i decreti e mandi i flussi. Siamo allineati fra i nostri decreti e i nostri flussi. Sono state inviate all'INPS a stamattina, penso, a ieri eravamo a 6.500, saranno 7.000 flussi. Il problema è che l'INPS su 7.000 flussi ne ha pagato 1.000. Quindi immaginate che è un problema, c'è una critica oggettiva del governo che ha utilizzato uno strumento un po' pesante, non polemizziamo con nessuno, ma se oggi i primi 7.000 flussi, che non sono 7.000 dipendenti, significa 40, 50, 30, 30, 35 milioni di cassa integrazione, perché ogni flusso riguarda 40, 50 persone in un'azienda, avremmo avuto meno tensione sociale, perché è ovvio che quello che sta dietro in ordine cronologico, avendo pagato i primi 7.000 flussi, sa che... Quindi questo è il quadro, per cui noi abbiamo fatto queste misure, si incastrano, con un'ipotesi di scenario da... Anche qui si studia, analisi serve... E si sono sentiti tutti gli operatori e tu c'hai fino al 31/10 dal governo la cassa integrazione in deroga, cioè chi non può riaprire, chi sceglie di non riaprire perché è anteconomico, chi ha difficoltà ad avere tutti il mantenimento avrà la cassa integrazione. Poi c'è la liquidità del governo da 25.000 fino a 800.000 per i piccoli e i grandi, non funziona, ha sbagliato il governo evidentemente a contrattare con le banche, è ancora in ritardo e deve correre velocemente. C'è l'annuncio del fondo perduto del governo, è ancora oggi un annuncio, si attenderà, e tutte le nostre misure sono sommabili a quello che il governo ha fatto, quindi 40 milioni alle imprese chiuse da Covid, parliamo 2.000 euro, significa un valore di fatturato di crisi di circa 12.000 euro, quindi insomma siamo andati su valore di fatturato da 5.000 a 150.000, perché comprendete bene che 2.000 euro a chi fattura 2 milioni di euro non servono a nulla e vanno, diciamo, su quegli interventi del governo. E la misura di cui andiamo più orgogliosi e che viene da questo studio è quello di aver avuto la possibilità, perché prima non era concesso perché era aiuto di Stato, di dire io ti do una mano, il Presidente ha detto bene lo slogan, ogni 3 dipendenti uno te lo pago io, e quindi abbiamo scelto di dare cash flow attraverso questo strumento a chi riapre, perché gli 80 milioni avranno un assorbimento. Immaginate, faccio un esempio classico, un ristorante con 5 dipendenti che oggi si sta domandando, non avendo le regole di ingaggio, seppure il Presidente le ha aperte, vediamo qualche ristorante aperto nelle nostre città ed è un fatto positivo, si avrà 3 scenari: non apro perché non mi conviene, e noi ci auguriamo di no, apro e prendo una quota di quel personale che avevo e tengo gli altri in cassa integrazione, e noi ci auguriamo di no, apro e siccome credo in questa stagione dove ci saranno delle perdite, ma voglio dare il servizio al massimo delle mie capacità, voglio prendere tutti i 5 dipendenti che avevo dato ULA alla data del 2019, prenderò a riferimento quel dato come mantenimento occupazionale, e noi a quei 5 dipendenti daremo 250 euro al mese per ogni dipendente per 5 mesi, cioè significa, fate il calcolo, oltre al fondo perduto nostro, il fondo perduto del governo. Questa misura ovviamente è riservata, perché il dubbio è questo, 80 milioni se arriva una grande impresa l'assorbo, non va a chi è rimasto aperto, quindi la grande distribuzione, cioè tutte quelle imprese chiuse da Covid che riaprono e possono avere un mantenimento occupazionale con questa misura. Il Presidente lo diceva interrogandoci col collega Gallo, che ringrazio, perché anche qui la difficoltà di utilizzare gli strumenti dei nostri enti è piegabile, perché c'è sempre stato un ente pagatore in agricoltura, in una riunione sempre serale con tutti gli assessori, e Gallo è riuscito a superare, diciamo, questa fase di impasse e mettere a disposizione la CIA, che per i 40 milioni diventa un pagamento immediato. L'altra sarà gestita da Fincalabra, è tutto scritto negli avvisi che usciranno, e nelle prossime settimane pronta ogni misura, pronto ogni avviso. Non faremo più conferenze stampa, lo daremo, diciamo, come comunicazione ufficiale, usciranno tutte le misure che si sommeranno una quota importante del riparti Calabria, insomma, al governo. Dico questo che non ci manca, e chiudo, per programmare meglio, e nel dibattito nazionale, il dibattito i presidenti di regione fanno con Conte,
ci mancano alcune regole di ingaggio su cui c'è un grande ritardo. Io incontrerò pomeriggio, ad esempio, i balneari, abbiamo incontrato anche i sindaci che ci dicono su quelle spiagge libere potremmo dare e garantire, diciamo, ai lidi di avere più spazio, anche se non lo pagano, per fare il distanziamento sociale. Secondo noi sì, ma se non sappiamo il governo che vuole decidere, non possiamo deciderlo. E le spiagge libere dei comuni, che devono essere, chi le controlla, non avendo i comuni, diciamo, strumenti di personale per controllare quelle spiagge libere. Ho finito, sì, scusate. No, tutte le domande stiamo ponendo, insomma, per fare domande per allora, trasferire, diciamo, questa dinamica. La parola al collega Gallo. Sì. Io davvero molto velocemente, io voglio solo complimentarmi con il presidente Santelli, con i colleghi Spirlì e Orso Marzo per il lavoro messo in campo, che è un lavoro importante, perché è il primo messaggio di ripartenza. La Calabria riparte, la Calabria aiuta la ripartenza attraverso questi strumenti: l'erogazione di 2.000 euro a tante piccole aziende che hanno dovuto chiudere, l'erogazione di 80 milioni di euro per chi apre e quindi riassume la gente e quindi comincia a pagare degli stipendi. Sono messaggi importanti. Il mio dipartimento, come spiegavano i colleghi, rientra in questa vicenda solo nell'azione esecutiva, vale a dire con lo strumento operativo che è Arcea, che viene messo a disposizione, speriamo, per pagamenti più celeri possibili. Io mi auguro che Arcea possa essere all'altezza del compito, farò di tutto per non deludere le aspettative del Presidente e dei colleghi. Una Calabria che riparte, una Calabria che è stata brava, i calabresi, a seguire le regole stringenti che il Presidente ha voluto dare, la Calabria che è la terra con meno contagiati in rapporto alla popolazione del Paese, la Calabria che quindi avrebbe dovuto ripartire prima, non avrebbe dovuto essere massificata con il resto del Paese. Per noi recuperare un mese di PIL sarebbe stato importantissimo. Non abbiamo avuto anche in questo caso un governo che è stato padre, forse è stato un po' patrigno nei nostri confronti, ma la Calabria ha saputo reagire e la Calabria è stata anche in grado, devo dire, sul ricorso, forse per la prima volta, di costituirsi soltanto 20 minuti dopo che il governo ha iscritto a ruolo la propria causa dinanzi al TAR, quindi una capacità di reazione che ha fatto sì che non ci fosse il decreto di novità altera parte, che ha fatto sì che la Calabria potesse andare all'udienza senza un provvedimento cautelare. Quindi anche una Calabria che è capace non di contrapporsi assolutamente, ma è capace di ragionare in termini nuovi con un governo col quale bisogna ragionare per strappare attenzioni per un territorio che ha bisogno di attenzioni. Io ringrazio voi che siete qui come organi di stampa e che fate da gran cassa, anche se giustamente in qualche occasione critici, verso un'azione di un governo che sta guardando al resto d'Italia, forse con un rinnovato entusiasmo e con qualche rinnovata capacità. Grazie. Io, prima di dare la parola ai giornalisti, volevo ringraziare da parte di tutti noi il dirigente Racà, che ha lavorato anche sabato e domenica e ha supportato tutti noi in questo lavoro che è stato molto molto duro. Nico De Luca, Calabria 7. Proviamo. Buongiorno a tutti, piacere di vedervi personalmente, finalmente in Calabria. Quindi passo subito, senza prendere tempo, sulla sanità. Presidente, quando pensa che gli ambulatori pubblici saranno pronti ad accettare i pazienti, visto che lo fanno già quelli privati? No, non è quello. Non è questo. Scusa, rispetto a Bottigliero e Chiaravalle, se sa. Scusate. Non ho fatto io il pasticcio, che ho preso il microfono sbagliato. Vado avanti o devo ridare? No, vado avanti.
se lo vuole dire al microfono ce la sente anche gli altri. Va bene? Dicevo perché il numero esatto, se conosce qual è il numero esatto dei sanitari calabresi contagiati dal virus, e poi infine una previsione personale per sabato, cosa farà in caso sia di vittoria sullo Stato sia in caso di soccombenza. Mi dovete dare un microfono perché io la voce non ce l'ho. 5 domande in una, ma sono velocissime. Vale, metti un po' di questo perché mi sono preso una pianta di mano in mano. Allora, finalmente. Grazie. Cosa andranno di mano in mano? Finalmente Calabria, no, noi siamo sempre stati in Calabria. Siamo sempre, finalmente ci vediamo. Ed è stata anche una scelta perché prima avevamo pensato a una cosa via Skype, poi abbiamo ritenuto che con i giusti distanziamenti fosse più opportuno fare una cosa del genere. E, ambulatori privati, ambulatori pubblici, noi abbiamo aperto già i poliambulatori territoriali. E, stiamo aspettando la discussione con gli SPOC, direttori generali, direttori sanitari degli SPOC e i direttori generali delle AO, per comprendere quando loro sono pronti, perché in quel caso c'è un problema di protocollo Covid in alcuni, tipo Reggio Calabria, alcuni grossi hanno già sostanzialmente dei percorsi Covid già ben definiti, ma sinceramente prima di riaprire, cosa che mi auguro di fare più presto, di riaprire subito anche gli ambulatori pubblici, voglio avere la certezza che i direttori sanitari, i direttori generali di quelle unità hanno rassicurazioni sul poterlo fare. Viratorano è semplice, su Chiaravalle c'è una disposizione dell'ASP che chiedeva la chiusura, su Torano c'era una disposizione dell'ASP, contrariamente, che utilizzava Viratorano per il mantenimento sia dei pazienti Covid che del personale, una parte del personale spostato. Noi ci siamo assolutamente, e in questi casi dico assolutamente, dobbiamo prendere atto delle carte che arrivano dai dipartimenti di prevenzione e a quelli ci attestiamo. Terza domanda, sinceramente il numero completo dei sanitari che sono stati colpiti da Covid non lo conosco, il numero preciso. So che abbiamo fatto moltissimi tamponi. Siamo su questa storia dei tamponi. Permettetemi, stavolta si polemica la risposta, perché ho sentito che non mi è piaciuto molto, non ho trovato antipatica la riflessione del ministro che facevamo pochi tamponi. Noi siamo assolutamente in linea con tutte le regioni, noi facciamo e processiamo circa 1.100-1.200 tamponi al giorno. Siccome abbiamo fatto un lavoro in surplus sull'RSA prima e adesso lo stiamo facendo, e ringrazio fortemente gli organi di polizia che ce l'hanno consentito sui rientri, noi abbiamo fatto talmente tanti tamponi che abbiamo chiesto aiuto, e ringrazio sinceramente il presidente De Luca che ce l'ha fornito, alla Campania, che ci sta aiutando a processare i tamponi. Quindi dico il ministro Boccia, che è il mio amico, si informasse meglio, se mi chiama glielo dico io, che non è che non facciamo tamponi, ne facciamo tanti da farci aiutare. Come ben sapete forse, non c'è un problema tanto di tamponi, ci mandano i tamponi, c'è un problema serio di reagenti, non ci mandano, cioè il governo, il commissario Arcuri ci dovrebbe mandare tamponi e kit completo, tamponi e reagenti. Ci mandano i tamponi, ma poi siamo alla disperata andando alla ricerca dei reagenti. Però noi abbiamo avuto questa rassicurazione, ci hanno riconosciuto che la Calabria è stata l'unica regione che su ogni contagiato ha fatto 24 tamponi di controllo. Noi abbiamo fatto tutta la catena, la maggior parte delle regioni si fermano a 5-6, noi abbiamo fatto su ogni contagiato 24 contatti. Abbiamo cercato di fare il più possibile,
sappiamo tutte le condizioni della sanità e non pensiamo di essere la sanità migliore d'Italia, ma con l'aiuto di tanti che hanno lavorato in questo palazzo, ma soprattutto fuori, soprattutto negli ospedali e sui territori, abbiamo fatto non una figura dignitosa, ma mi pregio di dire una delle migliori figure d'Italia, perché le performance di alcuni ospedali calabresi sono veramente di eccellenza su questo campo. I sanitari conteggiati sono 39. 39. Carlo Macchini, del Corriere della Sera. Presidente, voi avete fatto oggi con questi provvedimenti apripista, potrei dire, rispetto a quanto tutti gli economisti italiani hanno detto nei giorni precedenti, cioè dare più cash, soldi alle imprese per cercare intanto di non far chiudere, ma soprattutto di limitare i danni sui licenziamenti. In questa conferenza che avrà oggi alle 11 col Presidente Conte, ovviamente lei... Con Provenzano. Ah, con Provenzano. Si giocherà ovviamente questa carta, insomma, questa... soprattutto cosa chiederà Provenzano tramite Conte sulle nuove aperture possibili che potrebbero essere in Calabria. E soprattutto la domanda all'assessore al ramo, anche sul problema spiagge, quindi albergatori, ristori, pensate di essere degli apripista cercando di accelerare? Allora, la conferenza di oggi, quella delle 11, quindi è particolarmente delicata perché riguarda i fondi europei delle regioni del sud che andranno sostanzialmente a sovvenzionare le misure del governo. Tutte le regioni, tutte, hanno chiesto garanzie al governo, garanzie di territorialità, garanzie di poter gestire le proprie misure. Mi spiego meglio. Alcune misure che sono state assunte, tipo anche la cassa integrazione, eccetera, ovviamente hanno un impatto diverso in Lombardia quanto possono averlo in Calabria. Quindi chiediamo tutti, perché non chiede solo a Calabria, ma si tratta di somme, cioè a noi stanno chiedendo di pagare il 50% delle committenze nazionali. Noi regioni, e parlo di regioni del sud perché ovviamente trattandosi di fondi strutturali la gran parte dei fondi sta a sud, noi dovremmo pagare il 50% di tutte le somme spese dal governo nelle varie enti di committenza. Quindi la trattativa sta procedendo con, da una parte, ovviamente le regioni che chiedono garanzie, che la garanzia non può essere quella della riprogrammazione. Io lo dico come l'ho detto a Provenzano, non ci basta una cambiare del governo per l'anno prossimo, perché di cambiare del governo credo che il sud della Calabria ne abbia pieni i cassetti, cioè ora abbiamo bisogno di altre cose. Per quanto riguarda le aperture, nello specifico poi passo la parola al collega Rosso Marso, io mi sono meravigliata della reazione avuta dal governo sulla mia ordinanza, perché l'ordinanza della Calabria è, se volete, un passo avanti, ma è sul solco di quello che era stato deciso dal governo. Cioè, passato la Calabria ha aperto i ristoranti, no, il governo ha aperto i ristoranti, l'asporto. Noi abbiamo aggiunto un pezzetto. Poi sorrido perché l'altro giorno sentivo la 7, la virologa. Si chiama quella famosissima? L'italiana che sta in Miami. Quella che sta a Miami. La Capua. E diceva: noi siamo in lockdown in California, ma usciamo adesso. E la misura che ha assunto il governo della California, Miami, è che aprono ristoranti e bar, ma solo all'aperto. Scusate, ora a casa, sulla poltrona sola. Ho detto: cavolo, abbiamo fregato per gli Stati Uniti. Ci siamo arrivati. E mi è molto meravigliato quindi la reazione del governo quando, non faccio il paragone come hanno fatto altri giornali, però dei giornali nazionali, non lo fate non certo vicini a noi, però ci sono delle ordinanze di regioni che sono andate ben oltre quello che ha fatto la Calabria e sono andate su campi completamente nuovi. Noi siamo andati sul campo che secondo noi era più proprio, perché per noi
un ristorante, un bar, aprire 15 giorni prima è importante, perché si vede se riapre o non riapre. Fausto. Sì, velocemente, le faccio un esempio. Noi abbiamo una misura che è la legge charter, che vale Cuba 1,7 milioni, che è scritta in bilancio, il buon bilancio ha fatto il presidente D'Arrigo. Non sappiamo oggi se possiamo utilizzarlo o meno. La legge charter prevedeva, io ho incontrato nei giorni scorsi i maggiori tour operator che fanno in cambio in Calabria, portano 3 milioni di presenze dei tedeschi, dipenderà molto da che cosa accade. Anche i dati dicono che l'Italia e anche in parte la Calabria non può reggere la stagione con le sole presenze italiane, quindi molto dipenderà dalle regole di ingaggio che il governo deciderà su tutto. Quindi su questa, ci sono alberghi oggi che facciano l'incoming di stranieri che non sanno, non ne possono riconvertire al calabrese in vacanza o al campano in vacanza. Tutto questo, tutta questa indecisione che noi siamo sul tavolo, cioè noi siamo lì. E voglio ringraziare, approfitto perché mi è sfuggito nell'introduzione, il presidente demoscopica Raffaele Rio, perché noi siamo riusciti anche a piegare alcune misure sull'elaborazione che oggi è andata anche al TG1, l'Istituto Calabrese, perché il dato sul turismo ad esempio preoccupante è che la crisi riguarderebbe 1.200 con 3.900 addetti. Anche da questi studi noi rispondiamo con queste misure. Se il governo ci ha dato il viaggio, noi ad esempio sogniamo Abbia Free Cob, immaginate hotel, ristoranti e lì di balneari dove c'è la pistola base all'ingresso, sanificate, il personale controllato, avremo il tavolo settimanale con i sindacati, anche con INAL, perché devi costruire tutto questo percorso, anche con i kit, diciamo, tipo test di gravidanza, insomma, gli ospiti, e io ho sentito anche un broker per capire quanto la Calabria può contribuire con un contributo all'impresa anche ad assicurare la vacanza, che è un altro tema in queste ore che tutti gli operatori ci stanno prendendo sul tavolo. Noi siamo pronti se il governo ci dice appunto che cosa prevedono, aspettiamo Franceschini per intenderci. Claudio Cordova del dispaccio. Buongiorno. Buongiorno. Un paio di domande, Presidente. Allora, in primis, con riferimento alle misure presentate oggi, si è parlato di procedura semplificata per accelerare i tempi, però volevo capire quali requisiti devono avere le aziende, mi riferisco per esempio alle certificazioni antimafia, DURC, essere per esempio in non avere pendenze di tasse, eccetera, eccetera. Volevo capire se sono dei requisiti che prenderete in considerazione, o se per esempio c'è un'azienda che magari non ha la certificazione antimafia e potrà ottenere nonostante. Allora, su DURC, scusi. Sì. Altre due cose, ma brevissime, sui tamponi, questione boccia, come posso dire, è vero quello che dice lei, cioè mancano i reagenti, ma sono vere anche le cifre che dà boccia, ovvero sia su 84.000 tamponi arrivati e realizzati solo, mi sembra, 34.000, comunque meno della metà. Ultima cosa e concludo, con riferimento alle riaperture e ritorno all'aspetto economico. A distanza di 7 giorni, credo, qual è il feedback sotto il profilo economico che lei ha, e cioè, nel senso, se sono servite a qualcosa, per sintetizzare, e poi le chiedo cosa risponde a chi invece le ha. No, sempre su questa questione. Ma sa, come diceva il collega, lei non ne ha fatte conferenze stampa in Calabria, quindi neanche l'ha recuperate, però ha fatto tante interviste. E dicevo, ha fatto tante interviste nazionali. Quindi ci dia la anche possibilità con riferimento a questa cosa, le dicevo, cosa risponde a chi crede che sia stata una manovra politica. Non dimentichiamoci che il giorno, anzi direi la sera in cui lei riapriva, la Lega occupava il Parlamento, e volevo capire se può essere stato un attacco incrociato al governo. Grazie. No, non mi interessano gli attacchi al governo, io faccio il presidente della regione e lo faccio nell'interesse della Calabria e dei calabresi. Mi dispiace che su questa misura chi doveva attaccarla ha pensato fosse una manovra politica. Siccome ho aperto bar, tavoli dei bar e dei ristoranti, dopo che il governo aveva aperto i ristoranti, il governo li aveva aperti, e vede, i pericoli veri sono sulle cucine, quindi il pericolo c'è. Il punto dedicato vero precauzionale è l'asporto, poi il servizio al tavolo. Le posso sinceramente dire che, a parte la giunta, nessuno sapeva niente, e abbiamo molta stima e molta realtà nei confronti dei nostri rispettivi leader politici, ma noi gli ordini non li dà nessuno. Dai, ordini.
secondo punto, vediamo se me le ricordo tutte. Il governo può fornire i tamponi. Il governo dovrebbe sapere quanti tamponi si possono realisticamente fare per processare un... Cioè, mi spiego meglio. Il governo ci manda il bastoncino. C'è stato un momento in cui i bastoncini non si trovavano e quindi grazie, li ringraziamo perché ce li ha forniti. Ma noi abbiamo scelto di utilizzare i laboratori di microbiologia molecolare, sono quelli degli ospedali, abbiamo solo autorizzato uno a Reggio perché era pubblico. Non abbiamo aperto ai laboratori privati perché sinceramente temevo, questo lo dico con sincerità, non perché diffido del privato, ma perché questa era un'emergenza che secondo me doveva essere affrontata col sistema pubblico. Se lei ascolta, non me, ma la dottoressa Fantozzi, la ODI dell'ospedale di Cosenza, le dicono che per processare un tampone noi abbiamo 4, quindi 5 laboratori, le 3 pugliese, Cosenza, il GOM, quello di Reggio Calabria e Germaneto. Le macchine per processare un tampone impiegano 4 ore e mezzo, 5. A Reggio in alcune parti fanno il doppio turno, anche il notturno. Più di tanti non ne possiamo processare. E che cosa le posso dire? Le ho detto che sono, abbiamo chiesto il favore. Io ho chiesto a tutti i presidenti di regione di mandargli un pacchetto di tamponi per farglieli processare. Mi ha risposto la campagna, ce ne ha già processato 1000, forse ce ne presenteranno 1000. Se ho visto il boccio mi vuole aiutare, chiede anche lui ai presidenti di regione, magari la sua sarà più forte della mia, aiutarmi a processare i tamponi che già abbiamo fatto, che noi abbiamo già fatti. Il chiusure e aperture, guardi, dall'inizio ho detto che non mi aspettavo, lo scopo di questo provvedimento non era un'impennata del PIL dell'economia, no, è un segnale, perché prendoli come abbiamo fatto qualche giorno fa, forse cominceremmo a vedere la gente i primi di giugno seduta, ma questo non lo dico oggi, l'ho detto appena ho assunto il provvedimento, quindi non mi aspetto grande PIL, mi aspetto un graduale, molto graduale, ritorno ad una, ripeto, nuova normalità a cui ci dovremmo abituare, perché prima avevamo paura di stare in casa, oggi abbiamo paura di uscire ed è un problema che dobbiamo affrontare tutti insieme, anche con piccoli segnali. Cosa mi aspetto sabato? Non lo so. Le posso dire una cosa, in termini politici nobili, che la Calabria, la battaglia l'ha già vinta. L'ha vinta perché si è parlato di Calabria e, scusatemi, si è parlato non di una Calabria che chiedeva assistenza, ma di una Calabria che chiedeva di lavorare. E questa per me è la cosa più importante. Due, abbiamo aperto un dibattito, e se non è questo un dibattito politico, forte, all'interno del paese, tanto che oggi il presidente Conte dice di anticipare tutte le misure. Aggiungo un dato che è importante a livello statistico: il governo Conte e il governo parlano di riaprire al 18 maggio sperando in un tasso che era dello 0,5, oggi è l'1 in Italia. La Calabria, il tasso dello 0,5 l'aveva al momento dell'ordinanza. Quindi io dico semplicemente, ripeto, ma lo ripeterò anche oggi, abbiamo due Italie. Una che è più favorita perché ha avuto meno contagio, una più sfavorita perché ha avuto più contagio. Però quella che ha avuto meno contagio della nostra è anche quella economicamente più debole. Quindi qui bisogna dargliela una chance in più. A cercare di ripartire. Posso dare la risposta tecnica? Ah, il controllo, sì. Allora, non c'è il controllo DURC, non ci sono questi controlli perché dobbiamo decidere, o facciamo in fretta o facciamo la burocrazia, però gli elenchi verranno mandati alle prefetture per verificare ovviamente se ci sono certificazioni antimafia, se ci sono situazioni.
c'è un protocollo con la Guardia di Finanza. Sì. Lo aggiungo sul piano tecnico, perché poi uscirà sui bandi, ringrazio Lega, ovviamente un bando a tutti i regolamenti europei da rispettare. Tutto questo è su piattaforma informatica, questa è la grande novità. Non solo per correre veloce per dare il finanziamento, ma anche per il controllo. Tutte le domande sono asseverate dai commercialisti e dai consulenti, quindi una indiretta assunzione di responsabilità nella verifica dei requisiti. Ci sarà il controllo a campione del controllo regionale, come diceva il Presidente, concordato diciamo con la Guardia di Finanza, diciamo, e altri istituti, e noi manderemo provincia per provincia, ogni prefettura, i dati estrapolati che vengono da questo strumento del nuovo, sia qui in Calabria che anche, ringrazio Gianluca Gallo, Arcea, si sono dotati di una piattaforma tecnologica, non solo per correre veloce, ma per andare sui controlli anche a campione, insomma, anche massivi, e da trasferire a tutti gli organi competenti. Chiedeva anche dei requisiti. E glielo abbiamo risposto. Abbiamo risposto. I commercialisti asseverano, quindi requisiti. Abbiamo risposto. Sono... Cioè, allora, se chiediamo tutta la certificazione, dobbiamo decidere o tutta la certificazione, tutte le cose, le carte, eccetera, e quindi gli uffici impiegheranno mesi a certificare, oppure ci fidiamo di quello che ci certificano e dopodiché faremo i controlli successivi. Le due strade sono queste. La strada della burocratizzazione non mi pare che abbia portato grande bene alla legalità della Calabria finora. Ma c'è comunque il controllo? Sì, sì, c'è il controllo. Che asserano la domanda, capito? Abbiamo messo... No, evasore, c'entra l'evasore. Regionali, voglio dire, se non ha pagato per esempio delle tasse anche alla regione. Ma scusate, di che stiamo parlando? Stiamo parlando di un'altra roba, però. Stiamo parlando di un'altra roba, perché poi se dobbiamo scrivere tutto l'elenco di chi non li dovrebbe prendere, questa è la, mi pare, l'intenzione, scriviamo che chi non ha pagato le tasse, chi non ha pagato la tassa dei rifiuti, chi non ha pagato, io capisco tutto, ma in questo momento la misura che il governo calabrese deve prendere è dare alla gente per bene che è stata costretta a casa dallo Stato e da noi per esigenze di salute di poter vivere. Di poter vivere, sì, ce ne mi auguro che ce ne saranno uno su un milione. La risposta più chiara, la risposta più chiara, perché riesco a riconoscere le domande insidiose. La risposta più chiara: gli elenchi verranno posti alle prefetture e alla Guardia di Finanza per le verifiche. Punto. Maria Teresa Improta. Sarà bene il Presidente. Io volevo chiedere se in questa misura sono stati previsti degli aiuti per le imprese sul profilo del pagamento delle utenze, perché con 2.000 euro si fa fatica anche a coprire questi mesi di utenze, o comunque a livello generale la Regione Calabria sta pensando a qualche misura per cittadini e imprenditori sul fronte delle utenze. Da lunedì, per quanto riguarda almeno lato Cosenza, si rischia il blocco del fermo della raccolta dei rifiuti, in quanto, come lei ben sa, la regione non può più coprire le spese dei comuni, i comuni non possono pagare i gestori e si rischia di il fermo del blocco. Con Manna c'è stata un'interlocuzione per quanto riguarda il destinare alcuni fondi Covid a coprire anche i costi dell'emergenza rifiuti. Mi chiedevo a che punto fosse questa sorta di trattativa. Per quanto riguarda invece prettamente l'emergenza sanitaria, volevo chiederle se ha un'idea o comunque qualche numero dei nuovi sanitari assunti nella regione, perché abbiamo visto ancora poco a livello numerico. Mi perdoni altrimenti, ma veramente non ce la facciamo, però, ragazzi. C'è un incontro col governo. Sui migranti cosa si intende fare sia per quanto riguarda chi era bracciante agricolo? Scusi, questo ci pensa il governo, non è un problema della regione. Deciderà il governo cosa fare, è un problema tutto interno al governo. In questo momento la discussione fra il ministro Bellanova e una parte del suo governo. Vedremo che decideranno. Sulla parte utenze, eccetera, ci sono dichiarazioni del governo che stanno assumendo loro i provvedimenti in materia. Aspettiamo di vedere
quali saranno i provvedimenti del governo, poi se ci sono degli spazi in cui no, perché poi vorrò capire anche quali saranno i provvedimenti del governo. Dovrebbe uscire questo decreto aprile l'8 maggio e l'8 maggio vediamo che c'è dentro e poi noi ci inseriamo. E terza domanda, fondi Covid per i rifiuti. Noi abbiamo un problema serio sui rifiuti perché abbiamo un problema con la Corte dei Conti. Con la Corte dei Conti, quindi il problema è molto serio. Non possiamo dare fondi, stiamo vedendo se si può verificare, si deve verificare se è possibile effettuare dei fondi Covid sull'aiuto alle imprese che ovviamente hanno continuato a lavorare in questo periodo anche con difficoltà, ma non ai comuni, alle aziende, ma non ai comuni, non li possiamo dare. Poi, c'è l'auto, ma non li possiamo dare perché la Corte dei Conti ci ammazza, commetteremo un'illegalità. Dopodiché sì, siamo consapevoli del problema di Cosenza e anche del fatto che poi è quello determinante, perché poi dobbiamo chiamare nome e cognome, la responsabilità non è la mia ordinanza, ma è il fatto che non si blocca per questioni di soldi, ma si blocca perché il sindaco di San Giovanni Fiore ha fatto un'ordinanza per bloccare i mezzi. No, perché c'è Campisani dell'Aggi e del Corriere della Calabria. Buongiorno Presidente, buongiorno Vice, buongiorno direttore, buon lavoro innanzitutto, è la prima occasione che insomma. Ho una domanda molto molto veloce, visto che alla fine gran parte sono già state fatte. C'è anche una richiesta dell'opposizione costituzionale di fare una seduta costituzionale, chiedono però soprattutto chiarezza su un punto che in effetti andrebbe chiarito. La sua famosa ormai ordinanza sulle aperture all'esterno di Barra e di Strada. La domanda è questa. Nell'ordinanza della Presidente Sandelli c'è un passaggio, c'è anche una relazione tecnica, un'analisi probabilmente del Dipartimento di tutela della salute, ma è stato interpellato anche il comitato, la task force famosa sanitaria, molti hanno detto che è eccessivamente retorica, giusto questo? No, dunque, chiariamo questo discorso sulla task force. La task force è per la gran parte fissa in regione, cioè sono dei docenti universitari eccetera che passano almeno metà della loro giornata in regione. Ce ne sono altri che danno una mano, però svolgono anche altro mestiere, diciamo, negli ospedali eccetera, e vengono più volte, poi ci sono. Quindi certo che sono stati, cioè è stato interpellati, nel senso che posta la misura, le precauzioni eccetera l'hanno messe loro. C'è un dato che è politico. Allora all'opposizione rispondo così: in questo momento mi sembra che il governo stia decidendo, i tecnici e le task force decidono, il governo applica. In Calabria la politica decide e poi chiede alla task force come si applica una decisione per farla in maniera corretta dal punto di vista sanitario. Perché alla fine qualcuno ha la responsabilità, se la deve prendere, e la responsabilità non se la possono prendere i tecnici, perché la responsabilità per definizione se la deve assumere il dottor Conti. Gianluca, tocca a te stavolta. Allora, posso fare una domanda? Volevo dare un'informazione, non so se può essere utile, la mezza giornata mi sembra strano perché guardi, sì, allora io ho sentito, ce ne sono alla mezza, ce ne sono, un sacco di macchine, mi chiedo allora qualcuno ce lo dovrebbe dire, ce lo dovrebbe informare, cioè no, ha ragione, però vede, no scusi, dovevo anche una risposta alla sua collega, così lo faccio insieme. Esatto. Allora, il governo ha attuato un decreto con una somma di spesa. Noi abbiamo semplicemente, per quanto riguarda gli infermieri, il personale del parasanitario, chiesto ad ASP, distinto in termini proporzionali i fondi, è chiesto, è detto, indicato
ad ASP e AO di assumere rispetto alle rispettive graduatorie perché erano aperte. Per quanto riguarda il personale medico, abbiamo fatto un interpello, abbiamo fatto una graduatoria fra specializzati, medici, specializzandi, eccetera, eccetera, e l'abbiamo mandati a loro. Con noi, e questo è un altro tipo di metodo, la Calabria, la regione, è un ente di programmazione, non è un ente di gestione. Quindi noi le assunzioni non le facciamo noi, Regione Calabria. Noi abbiamo mandato gli elenchi e stanno i singoli, poi alcuni hanno assunto, altri meno. La mia domanda i numeri non li avete, ma guarda, è un'interlocuzione molto complessa, perché siamo una regione in cui c'è un presidente che si occupa del Covid, c'è un commissario con cui abbiamo ottimi rapporti, ci sono dei commissari ASP e AO che sono stati nominati dal commissario o dal ministro, ci sono altri commissari che sono nominati dal ministero dell'interno, quindi insomma per noi il lavoro è molto più complesso che per le altre regioni. No, io ho capito. Ah, mi scusi. Lei si è assunto una grande responsabilità, deciso di riaprire. Quando è iniziato tutto il problema, lei stesso ha detto: io ho ereditato una sanità allo sfascio. Ecco, adesso come si sente, assumendosi questa responsabilità di riaprire anche a livello umano? No, a livello. Per garantire che la presa. Allora, a livello umano. Un'emergenza saremo fuori. A livello umano, a livello personale. Allora, noi abbiamo assunto. Nel primo periodo, quindi nel periodo della prevenzione, delle misure che sono fra le più forti in Italia, fra le più forti, proprio perché avevamo paura di questo. In tutto questo periodo, penso che tutti noi abbiamo avuto modo di vedere che in realtà i calabresi sono stati molto ligi alle regole. Cioè, io ho giornalmente... Il prefetto Ferrandino mi trasmette le trasgressioni di tutta la Calabria, i numeri sono oggettivamente, e i controlli ci sono. Però io immaginavo questo, chiudere la Calabria, questo avevo chiesto, chiudere la Calabria e contemporaneamente iniziare a restituire ai calabresi un po' delle libertà che gli abbiamo sottratto, perché io sono una liberale, credo nella dignità del cittadino, nella fiducia, e che lo Stato, quando si tratta di libertà, deve essere molto attento. Quindi io mi sentivo molto più male a chiudere un comune, a togliere delle libertà che a restituirle. Guardate che abbiamo fatto veramente misure molto molto piccole. La soddisfazione è che fra, secondo me, 3-4 giorni il governo assumerà esattamente le misure che abbiamo deciso noi. Una sola cosa vi chiedo, poi vi lascio la parola, perché che diamine, una volta diciamo che siamo stati bravi, cioè noi abbiamo gestito, stiamo gestendo 5.000 persone che stanno tornando in Calabria con un lavoro fatto con i 118 e con le forze dell'ordine e con un controllo capillare che veramente è un'organizzazione di cui veramente sono fiera come calabrese, non come presidente della regione, come calabrese. Non è vero i dati che hanno dato. Il primo giorno su 800 persone, 720 hanno fatto i tamponi. Noi abbiamo creato nelle stazioni, in 4 stazioni, nelle province, con le questure, i posti, sull'autostrada, a Frascinetto, a Lamezzi, a Gioia Tauro, i posti, controlli di polizia, sulla 106 e sulla 18, scusami, a Rocca Imperiale e a Tortora, all'inizio, a Pascalea. E quando poi leggo che la critica è che alle 21 a Scalea i poliziotti sono andati via, ragazzi, cerchiamo però di essere umani pure noi. Cioè abbiamo fatto uno sforzo immenso e nessun'altra regione l'ha fatto. Una volta tanto, noi diciamo, una cosa, siamo stati, non dico bravi, ma c'è tanta gente che ha lavorato, perché su quelle macchine della polizia non c'ero io, nell'assessore Gallo, né voi, sul 118 non c'era, nell'assessore Spinino, nell'assessore Rossomasso,
c'erano medici, c'erano poliziotti, c'erano carabinieri che hanno fatto il loro lavoro per cautelare la salute di tutti noi. E io gli sono molto grata. Fausto Mainone, via 26. Presidente, per le misure economiche che avete presentato, io direi che dopo 10 anni di commissariamento assolutamente discutibili, ci siamo resi conto con questo dramma di quanto sia importante il sistema sanitario tutte le regioni d'Italia. Ora lei parlava di un rapporto ottimo che ha con l'attuale commissario, ma sembra che non si parli più. Diciamo, la sua prospettiva per sapere in termini concreti per quanto riguarda l'area, i medici che sono eccellenti, gli infermieri e quant'altro, però la nuova sanità, quella che lei pensa, immagina, qual è? E poi una seconda... No, cioè, se, scusate, questa, se vi comincio a parlare del piano sanitario è occasione di una cosa... Parliamo 24 ore. Un avvio, lo diciamo mentalmente perché questo è importante, perché siamo stati miracolati, no, Presidente? Questo ce ne rendiamo conto. Siamo stati miracolati, però siamo stati anche bravi come cittadini, insomma, perché poi... Miracolati anche dalle misure prese. No, e anche dai cittadini che hanno agito. Anche noi personalmente, tutti abbiamo, ci siamo, ovviamente. Però la seconda, i virologi ci dicono che il... coronavirus potrebbe ritornare nel mondo. Stiamo parlando 10 giorni fa circa di un centro Covid regionale. Venga preso in considerazione oppure è un qualcosa che si può accantonare? No, si potrebbe ritornare, dicono i virologi, vediamo come va l'estate. Io non sono una virologa, ascolto solo ovviamente quello, è come molti di voi, oltre il confronto giornaliero con chi è qui, quello televisivo che ascoltiamo, ma a quanto ho capito pochi hanno le idee ben chiare su quello che sta succedendo. E centri Covid regionali se ne parla? Se ne sta parlando a livello nazionale, se farli o non farli. E si può parlare di un centro Covid regionale o, come io preferirei, di 3 ospedali per provincia. C'è un punto che è delicato, quindi sento la domanda. Quelli che saranno o potranno diventare centri Covid devono essere in condizioni in 20 giorni di esserlo, perché laddove dobbiamo impiegare milioni e mesi di lavoro non ci serve. No, Mario Vetter dell'agenzia Dire. Mario Vetter dell'agenzia Dire, no? Mi hanno anticipato diversi colleghi, perché la domanda è legata alla sanità, visto che avete parlato di governo padre patrigno. No, ha parlato il Fatto Quotidiano, figli e figliastri. Figli e figliastri nei confronti della Calabria. Sul piano assunzioni, in questo caso anche dei centri Covid, a questo punto vi aspettate maggiore personale sui centri Covid? Da assumere? No, quando? Scusi, mi sembra di aver già risposto. Il decreto stanziato per il Covid, quindi per assunzioni a tempo determinato. Noi abbiamo fatto i bandi, noi abbiamo dato la possibilità alle aziende ospedaliere e alle aziende provinciali di assumere sia la parte, diciamo, parasanitaria che i medici, ciascuno con le proprie procedure. Ciascuno con le proprie procedure, noi abbiamo scritto soltanto di seguire in un caso le gradatorie e nell'altro, per quanto riguarda i medici, una sorta di manifestazione di interesse che ha fatto la Regione, che ha messo insieme chi aveva manifestato l'interesse a accettare un contratto a tempo determinato e l'abbiamo passato alle autorità competenti sanitarie del luogo. Quindi la domanda non è fatta per me. Sono previste anche le strumentazioni legate ai territori, le attrezzature? Beh, stiamo mandando le attrezzature, tutto quello che ci viene abbiamo chiesto al governo e tutto quello che ci è stato dato, alcune cose le abbiamo acquistate, le stiamo mandando, sono arrivando le TAC e anche lì, diciamo, i centri Covid in senso lato bisogna distinguere, che il primo momento è stato un forte sforzo soprattutto sulle rianimazioni, quindi sull'acquisto e la distribuzione dei ventilatori per essere nelle condizioni di dover andare, evitando, se succedeva un caso come la Lombardia, di andare in collasso sulle rianimazioni.
Per il resto poi ci sono state varie evoluzioni, prima si pensava che fosse necessaria solo la TAC, poi bastavano i raggi, poi bastava, cioè, ma è come evidente, davanti a una malattia nuova non pretendo io di essere a dare giudizi rispetto a quello che dicono i virologi o chi si occupa di questa materia. Bruno Giamelli, del Quotidiano. Buongiorno Presidente, guardando più in profondità, ci può anticipare qualcosa sulle linee programmate? Fare uno sgarbo grosso così a regionale, non me lo faccio fare. Clemente Angotti dell'ANPA. Io volevo sapere se, visto che diciamo da ieri ci sono stati diversi interventi di per esempio Emiliano che in qualche modo ha addolcito la posizione iniziale in Italia, no? No, su di noi sono stato... Vabbè, comunque insomma si è parlato di operazione non proprio pericolosissima e poi anche al di là del Presidente Conte, vuol dire, ma con le regioni, quando lei ha deciso di allargare diciamo le aperture alla tavolina alla peggio eccetera, c'è stata interlocuzione, che tipo di reazione ha avuto, che tipo di confronto si è aperto? Guardi, con la maggior parte dei presidenti delle regioni diciamo il colloquio è giornaliero, è quotidiano, soprattutto chiaramente con quelli del sud per cui viviamo le stesse problematiche. Molti mi hanno detto me la faccio pure io. La maggior parte, devo essere sincera, mi hanno chiamato per dirmi mi inviti al ristorante in Calabria, che veniamo. Non l'hanno fatto, però hanno fatto anche cose anche più strong, toste. Poi dopodiché, giustamente, le rispondo con la battuta che ha fatto il presidente della regione Molise, che ha detto, in televisione, quindi poi pubblica, ha detto io lo farei, ho un problema rispetto alla Santelli, io il sole non ce l'ho ancora. Luana Costa della Sicilia. Buongiorno. Sulla misura quella che è stata presentata oggi, è stato detto che oggi andrà in formazione il primo bando, quello da 40 milioni di euro, e che è ovviamente indirizzato a tutte quante le aziende che sono state chiuse per il Covid. Ora in Calabria sono poche quelle che sono rimaste aperte, la maggior parte sono ovviamente state chiuse, quindi volevo chiedervi se avete una stima di quelle che più o meno potranno beneficiare della e poi se ritenete sufficienti la dotazione di risorse per, insomma, per secondo la stima che abbiamo noi in relazione alla rispetto alle diciamo alle stime che abbiamo noi sulle imprese di sottoposte lockdown dovremmo coprire circa la partita IVA circa l'80%, che è statisticamente con quei fatturati. Che è statisticamente poi il numero realistico delle richieste che vengono fatte, perché vengono fatte delle analisi economiche. Queste non sono cifre in generale esaustive, è una prima tranche su alcune misure, che poi chiaramente dovremmo andare anche a vedere misure di altro tipo. Però non hai fammi l'ultima domanda, devo scappare perché c'è la conferenza in corso, mi stanno chiamando. Sì, riguardo ai tamponi, come avevo detto lei, non è solo un problema di combustibili e reagenti, ma soprattutto i laboratori analisi che in questo momento sono per davvero quasi al collasso, ma non soltanto più che altro è una questione di capacità di riuscire a processare tutti quanti i tamponi che sono arrivati. In genere un laboratorio ce ne riesce a processare 300. Ecco, io volevo capire questo, se non si poteva pensare anche a una misura che allargasse anche i laboratori privati, cioè almeno perché non si è pensato prima o comunque altre domande. Sono pochissimi laboratori privati specializzati in virologia molecolare, sarebbe stata una misura diciamo molto mirata, però il tema è molto mirata, però io vorrei rassicurare su un dato, cioè noi processiamo tamponi assolutamente nella media nazionale, anzi ne processiamo di più in relazione al metodo, nel senso che noi abbiamo proceduto col metodo di linee guida,
quindi A singolo contagio e rete di contatto, per assicurare i calabresi. Noi processiamo per quota di cittadino tamponi assolutamente nella media, cioè siamo fra le regioni che processiamo più tamponi in assoluto. E basta guardare le carte. Presidente, solo un'ultima domanda. Sì, velocissimo, veramente i due assessori. Allora io vi lascio, scusate che sennò mi ammazzano. Si vedrà con gli operatori turistici più tardi, insomma, parlava di linee programmatiche, quindi avete più o meno un'idea di massima. Sono le misure di struttura su un comparto più in crisi. Non so se avete sentito il dibattito in Parlamento, vale il 15% del PIL, dove ci manca l'architrave. Anzi, noi stiamo anticipando alcune cose perché c'è il ritardo dell'architrave, altre cose verranno e con loro oggi discuteremo proprio di essere pronti all'organizzazione del governo con le misure nostre, significa l'INAIL, il distanziamento, insomma tutta roba devi costruire come procedere. Ovviamente non sarà un'estate normale, ma sarà un'estate che... Immagino, i bambini spiaggia con Guendo e Maschino, non è una vacanza, noi dobbiamo fare in modo che ci possano andare senza, ma non sai come ti scolano. Sì, per i cinghiali è un problema nazionale. E ieri c'è stata l'ulteriore conferenza tra gli assessori regionali dell'agricoltura, ne avevamo svolta un'altra con il ministro e abbiamo chiesto più volte al ministro dell'agricoltura di intervenire anche sul ministro dell'ambiente, perché questa emergenza è un'emergenza assolutamente che va affrontata. In Calabria ci sono 300.000 ungulati cinghiali come popolazione stimata, abbiamo attivato il processo di selezione, quindi che era stato fermato dal coronavirus, ci sarà in questa fase quindi l'attivazione dei selettori, ma naturalmente è una risposta parziale rispetto a un problema nazionale. Abbiamo chiesto al presidente Emiliano, che coordina gli assessori regionali dell'agricoltura, perché in Puglia non c'è assessore all'agricoltura ma la delega è in capo al presidente che presiede la conferenza, di richiedere immediatamente un incontro con il ministro dell'ambiente. Non è possibile che gli umani soccombano rispetto agli ungulati. L'indicazione politica chiara del Dipartimento Agricoltura e dell'assessore all'agricoltura è per la lotta ai cinghiali, quindi un'indicazione politica molto chiara. Troveremo gli strumenti per farlo e come regioni spingeremo sul governo affinché ci autorizzi. Grazie.